Importante messaggio del vice sindaco di Catanzaro Giusy Iemma alla festa dell'unità di Santa Caterina. Il vice sindaco di Catanzaro Giusy Iemma lancia tanti messaggi molto importanti alla festa dell'unità di Santa Caterina. Sentiamo l'intervista integrale, naturalmente, la sanità in primo piano. Diciamo che siamo molto preoccupati perché noi stiamo perdendo popolazione, stiamo perdendo soprattutto le giovani menti, stiamo perdendo i nostri giovani che vanno a studiare fuori e poi cercano chiaramente un lavoro che sia confacente a quelle che sono le vocazioni ma anche la loro formazione e preparazione. È una regione che deve fare di più, molto di più, soprattutto per garantire il diritto alla salute. Il diritto alla salute è, sappiamo che è costituzionalmente sancito, per cui noi abbiamo bisogno di ospedali che funzionino e nella fattispecie voglio ricordare che l'azienda Dulbecco deve essere riempita di contenuti. È un ospedale hub che dovrebbe contare su 850 posti letto, che significano tante risorse, significa eccellenza, quindi non solo garanzia del diritto alla salute, ma anche momento di sviluppo e crescita per la regione, per tutta la regione. Nell'intervento invece del senatore Irto abbiamo visto e sentito che c'era un medico che voleva ritornare in Calabria, l'ASPE non gliel'hanno permesso e noi portiamo i cubani. Beh, questa è una battaglia che anch'io ho fatto. Io non ho nulla contro i colleghi cubani perché è chiaro, hanno offerto la loro disponibilità, però se noi facciamo il confronto tra quanto spendiamo per un anno di attività dei cubani e rispetto a quella che è una soluzione tampone, ci rendiamo conto che invece col medesimo investimento avremmo potuto fare ben altro. Intanto è stato fatto dalla regione un bando esplorativo per capire quanti specializzandi fossero diciamo, in grado di rientrare in regione. Abbiamo fatto questo bando esplorativo, dopodiché non c'è stato più nulla, manca il piano del fabbisogno. Voglio ancora ricordare che ci sono molti medici anche in Calabria che devono essere stabilizzati, ci sono davvero tanti precari. Allora, cominciamo con creare le condizioni per i nostri medici, condizioni ideali di lavoro, perché per garantire il diritto alla salute bisogna restituire anche dignità a quanti nel settore della sanità ci lavorano e questo vuol dire anche un piano straordinario di assunzione, questo significa anche riorganizzare la medicina territoriale. Allo stato attuale delle cose non abbiamo case di comunità, i fondi del PNRR prevedevano la conversione e la creazione di case di comunità che poi rappresentano la medicina di prossimità. Abbiamo ospedali che scoppiano, liste d'attesa lunghissime e la mobilità passiva che così si alimenta. Dobbiamo avere la forza di cambiare tutto questo. Cambiare tutto questo significa partire dalle nostre risorse, partire da quelle che sono ovviamente anche le eccellenze catanzaresi e calabresi, significa invertire la rotta. Noi dobbiamo avere la capacità di mettere in campo un progetto globale di riforma credibile della sanità calabrese, ospedaliera e territoriale. E questo è quello che dobbiamo fare. Diciamo che in questo momento noi abbiamo un presidente di regione che è anche commissario ad acta della sanità, per cui ci saremmo aspettati diciamo dei percorsi un po' più rapidi per arrivare ad affrontare e a risolvere le criticità che purtroppo attanagliano la sanità calabrese.